Buongiorno e ben ritrovati al Palacinema di Locarno per questa decima e ultima puntata di Locarno Clock. Ultima perché, come sempre, poi fra poco le giurie dovranno fare il proprio lavoro, ma non ultima sicuramente giornata come proposte, come curiosità e come grandi occasioni di divertimento cinematografico. Giona, buongiorno, come sempre. Ma è vera questa cosa che il festival sta già per finire? Purtroppo siamo quasi agli sgoccioli, però c'è ancora tanta cosa, tante cose stasera, a partire da un fuoco d'artificio pazzesco, nel senso uno degli autori più amati della cinematografia internazionale, uno a cui siamo più affezionati, John Landis, con una proiezione di Animal House che è destinata già sin d'ora a diventare una delle proiezioni cult di Piazza Grande. Scopri Animal House al cinema. È il 78. Da Londra arrivano le buone notizie del punk. Tu sei un adolescente, non stai tanto bene nella tua pelle. Ti senti un po' fuori dal mondo, fuori da tutto. Poi arriva Animal House, cioè Bluto Blutarsky, che ti dice: guarda, stai benissimo nella tua pelle. Guarda me, sono una macchina sputacibo e di tutti questi me ne frego. E lì vedi il film e dici: ops, non sono solo. E John Landis ha continuato per tutta la sua carriera a raccontare le storie di questi magnifici outsider che in fondo erano più belli, più interessanti, più affascinanti, più generosi di tutti quelli, i cosiddetti vincenti. Oggi celebrare John Landis è celebrare un cineasta superbo, un inventore di forme, uno dei più grandi geni del cinema mondiale di tutti i tempi. A questo maestro del cinema irriverente, diciamo così, viene accoppiato oggi anche un altro venerato maestro russo, Gleb Panfilov, che tra l'altro torna a Locarno perché era nel 69 addirittura aveva vinto il Pardo d'Oro ed è qui con un film che è tutta un'altra esperienza visiva, ma assolutamente sublime anche questa esperienza visiva. A quanto si è offerta l'opportunità di invitare a Locarno il nuovo film del maestro Panfilov, la risposta è stata: ma certo, perché nel cinema russo, soprattutto nel cinema dei maestri, vive questo cuore pulsante di modernità insopprimibile che non diventa mai accademismo. Per cui Panfilov, riprendendo il libro di Solzhenitsyn, nel raccontare oggi quella storia apparentemente di ieri, compie un'operazione di una modernità travolgente. E poi come resistere alla tentazione di onorare un maestro del cinema mondiale alla soglia dei suoi 90 anni con una proiezione del suo ultimo capolavoro in Piazza Grande? Non si può. Parliamo ancora di un'altra proposta molto forte, cioè del film di chiusura che ci sarà. Mi piace che sia comunque tuo a lanciarlo, Respect, e anche qui è un biopic straordinario. Le cose in qualche modo sembrano sempre allinearsi. Chi conosce John Landis si ricorda il momento mitico con Aretha Franklin nei Blues Brothers. Quando si è iniziato a parlare di questo biopic su Aretha Franklin, immediatamente nella testa si accese la lampadina, film di chiusura. Ma perché? L'idea che un festival termini la sua manifestazione fisica degli 11 giorni. Quale miglior modo di dire arrivederci se non conservando nella testa la voce di una persona che ha significato tanto nella lotta per i diritti civili, nell'affermazione delle donne e nell'affermare un'identità artistica unica e che oggi è patrimonio condiviso di tutte e tutti noi. Senti, però una cosa devo chiedere a te, perché hai delineato, hai cartografato anche oggi, fino ad arrivare all'ultimo film, quella che è stata una mappa, un percorso, un paesaggio cinematografico che abbiamo vissuto dal di dentro, ma l'hai vissuto anche tu, essendo stato inevitabilmente quello che ha dato le carte, assieme ovviamente a tutta l'equipe dei tuoi collaboratori.
Tu come ti sei trovato in questo paesaggio, in questa tua prima edizione? Questa è una domanda molto complessa che in realtà meriterebbe una risposta immediata. Però se tu mi chiedi come mi sono trovato in questo paesaggio, non posso non dire che mi meravigliavo ogni giorno, perché i film esistono una volta quando li desideri, esistono un'altra volta quando li vedi e magari li vedi incompleti, poi esistono un'altra volta ancora quando li vedi con le persone con le quali lavori e quindi scopri che lo stesso film è stato visto altrimenti. E poi il film viene alla vita quando ti immergi nel buio della sala o nella volta di Piazza Grande e senti come le persone che stanno lì accolgono le immagini e reagiscono. E allora lì io mi perdo in questo silenzio magnifico che si muove come un mare notturno e senti queste diverse tonalità di silenzio che accompagnano. E questo è qualcosa di indescrivibile. Se devo dirti come mi sono sentito felice. Mi sembra che non ci sia chiusa migliore per dare il segno, il senso di tutto quello che abbiamo vissuto. Noi però ci aggiungiamo ancora una parolina che questa volta è rivolta a te direttamente ed è un grazie di cuore non soltanto per essere stato qui tutte le mattine, ma proprio per averci portato in quelle diverse tonalità di silenzio e in tutti questi paesaggi. Grazie. Grazie a loro che stanno dall'altra parte dell'immagine e che hanno reso possibile e interessanti queste nostre conversazioni.